Come vedete, questo spazio qui nascerà l'isola ecologica di Gaeta, cioè verranno messi dei cassonetti o dei cassoni, come vogliamo chiamarli, per metterci la differenziata. Questo è un lavoro fatto dalla Giunta Raimondi perché in passato Cusani, quello che è stato il presidente della provincia, che è stato condannato per abusivismo e speriamo che se ne vada più presto, aveva chiuso l'isola ecologica di Gaeta e ci ha fatto perdere anche la bandiera blu, perché la bandiera blu viene data su tante cose, comprese quella della pulizia della città, della differenziata e della pulizia delle spiagge. Qua stiamo nei pressi del Todis. Quest'opera è stata fatta dal sindaco Raimondi e beh, poi diranno quando ci sarà di nuovo la bandiera verde. Abbiamo ripreso la bandiera verde, a noi ci hanno chiamato giunta di ciarlatani e parolai. I ciarlatani e parolai sono proprio questi che ci stanno adesso, la giunta Mitrano, che aumenta solo tasse, si sono aumentati anche lo stipendio. Il sindaco prende 3 stipendi pubblici, il sindaco Mitrano, quello che sorride sempre. Beh, uno che piglia i 3 stipendi pubblici sulle 10.000 euro al mese, beh, ride, ma noi tutti piangiamo. Questa è la Richard Ginori, Papozzi Ginori.